Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e mi dispiace, dobbiamo fare una chiacchierata che speravo di non dover fare con voi, però potrebbe essere utile a tanti iscritti. Perché potrebbe essere utile? Perché tutt'oggi vedo un sacco di errori per quanto riguarda il montaggio di questi, dei dissipatori a liquido, strumenti fantastici per tenere al fresco le nostre CPU, ma che, se utilizzati male, possono portare a dei risultati disastrosi. Prima di andare al vivo del video però c'è lo sponsor, che dura circa 40 secondi e se volete potete skipparlo, ma io, come sempre, vi consiglio di non farlo. Stanchi di questa scritta? Cookies è il sito dal quale acquistare le chiavi dei vostri videogiochi e soprattutto chiavi ufficiali per Windows 10, che ovviamente sono upgradabili a Windows 11. Basta cliccare sul prodotto che vi interessa, continuare su acquista ora e non dimenticate di inserire il codice sconto WKG per un 25% di sconto su un prezzo già molto conveniente. Dopo aver scelto il metodo di pagamento a voi più congeniale, basta andare nel vostro centro utenti per vedere che l'ordine è già stato erogato. E se invece volete direttamente una chiave di Windows 11, il procedimento è lo stesso. Cliccate sull'icona corrispondente, andate su acquista ora, inserite ancora una volta il codice sconto WKPG per un 25% di sconto e voilà, il gioco è fatto. Per l'attivazione basta scrivere attivazione nella barra di ricerca di Windows, inserire la chiave che vi è arrivata nel vostro centro utenti e il gioco è fatto. Cookies, tutti i link in descrizione. Quanto sono belli i dissipatori a liquido? Hanno praticamente i radiatori, i mega ventoloni, hanno il liquido dentro, ecco perché si chiamano dissipatori a liquido, e hanno delle feature che li accomuna e delle feature che li differenzia anche di un bel po'. Ho qui con me 4 dissipatori a liquido. Partiremo da quello meno importante, quello che è stato effettivamente il mio primo dissipatore a liquido tra virgolette grande, e cioè abbiamo qui solamente il radiatore e la pompa con cold plate del Corsair, credo sia H101 versione 2. Questo dissipatore io lo utilizzai sul mio primissimo Ryzen 7 1700 e vi posso dire che piano piano ha cominciato a portare dei risultati disastrosi per un motivo. Questo motivo è che i dissipatori a liquido, sebbene siano più efficienti dei dissipatori ad aria che io ho rivalutato tantissimo nell'ultimo periodo, vabbè non tergiversiamo, comunque questi dissipatori a liquido, dato che hanno un bel po' di tecnologia all'interno, che non è tecnologia, attenzione, elettronica, bensì è tecnologia fisica e meccanica, hanno vari punti di fallimento. Andiamo un attimo a capire quali siano questi punti di fallimento, ok? Il primo punto di fallimento, che è quello che nella migliore delle casistiche porta alla morte del vostro dissipatore a liquido, è il fatto che il liquido al suo interno evapori. In questo radiatore, lo vedete pieno di polvere, ma perché questo è un dissipatore vecchio di circa 6 anni praticamente, se non di più, no, ha più di 6 anni. All'interno di questo radiatore c'è del liquido, ok? Che dovrebbe essere acqua distillata, freon se non erro, comunque un altro tipo di gas refrigerante o comunque liquido. E questo liquido praticamente passa attraverso delle guide che sono lungo il vostro radiatore. Comunque il liquido passa per questo radiatore, scende attraverso uno di questi tubi, viene riscaldato all'interno del cold plate, dove è presente anche la pompa, questa è la parte che va appoggiata sul vostro processore, risale caldo attraverso l'altro tubo e viene raffreddato poi attraverso i circuiti interni al radiatore tramite le ventole che vengono applicate sul corpo lamellare. Ora, questo ciclo di liquido caldo e liquido freddo e liquido freddo che si riscalda può portare all'evaporazione del liquido, perché il dissipatore a liquido non è un loop a tenuta stagna perfetta. In pratica il liquido si espande, fa un po' di pressione sulle giunzioni e l'aria piano piano si infiltra. Questo che cosa significa? Significa che il liquido all'interno evapora, entra l'aria e quindi il liquido che deve raffreddare la vostra CPU piano piano nel tempo finisce o comunque diminuisce di un bel po', e non è proprio una cosa bella. Questo può portare a malfunzionamenti della pompa, cosa che andremo a vedere dopo perché vi devo fare il classico cazziatone, e può portare ovviamente a delle temperature molto più alte improvvise sulla vostra CPU e quindi una maniera non efficiente di dissipare il calore. Dopo aver provato questo dissipatore da 240 mm, perché attenzione, esistono di varie misure, 120, 140, 240, 280, 360, 420,
120. Ovviamente tutto va in base alle vostre esigenze. Al giorno d'oggi questo dissipatore da 240 mm non lo consiglierei mai per un PC da gioco, ma ad ogni modo, dopo aver provato questo dissipatore a liquido, ho voluto fare il salto su un dissipatore sempre a liquido di Fractal Design, il Celsius S36. Questo qui è stato il primissimo dissipatore a liquido che mi ha abbandonato, appunto per il problema che vi ho detto prima, e cioè l'evaporazione del liquido. Ma perché questo? Perché questo dissipatore fu messo la prima volta su un Ryzen 7 3700X, quindi 8 core 16 thread che non scaldava tantissimo, ma poi fu spostato su un 3950X, 16 core 32 thread, che riscaldava decisamente il doppio rispetto all'8 core. E piano piano il liquido al suo interno ha cominciato ad evaporare, fino a che mi ritrovavo delle temperature in idle di 70 gradi. Ho detto, ma vabbè, vi ricorderete tutti quanti il video in cui ho fatto vedere il Dark Rock Pro 4 di Be Quiet ed è stato appunto sostituito a questo dissipatore. Ma andiamo un attimo a vedere le feature, perché tutti i dissipatori a liquido hanno ventole, pompa, radiatore, ma alcuni hanno delle personalizzazioni che altri non hanno. Ad esempio, il Celsius S36 di Fractal Design fu uno dei primi in effetti ad avere un hub al quale collegare le tre ventole presenti sul corpo, così da non creare troppo casino nel vostro case, e le tre ventole uscivano poi attraverso questo cavetto qui, questo PWM, che ora vi faccio vedere meglio, questo PWM collegato direttamente alla pompa, in modo tale che quando la pompa necessitasse di più giri al minuto, anche le ventole giravano più velocemente, così da poter raffreddare meglio il tutto. Questo fondamentalmente era un dissipatore a liquido da circa 100 euro, che all'epoca andava molto bene. Le ventole hanno una buona pressione statica, poi sono bianche, sono fighissime. E aveva un'altra feature molto interessante, e cioè qui sulla pompa c'era un piccolo anello che si poteva girare e far andare la pompa stessa in modalità PWM, quindi con regolazione automatica dei giri, oppure in automatico. Ciò significa che andava sempre al massimo e comunque dava il miglior potere dissipante, magari con un po' di rumore in più, ma sinceramente parlando non è che ci interessasse più di tanto. Dopo di questo, dato che presi il Ryzen 9 5900X, che è ancora nel mio computer, decisi in effetti di passare a qualcosina di un po' più sofisticato, che avesse anche qualche personalizzazione, sapete, visiva, e cioè l'NZXT Z73, dissipatore a liquido da circa 250 euro con schermetto LED integrato, nel quale tramite il software di NZXT si potevano mettere GIF, sapete, immagini, tutte queste cosine qua. La differenza tra questi due dissipatori a liquido è tendenzialmente molto poca, se non l'ingegnerizzazione delle ventole, magari i cavi slivati delle ventole, perché questo qui, se riuscite a vedere, è slivato e di una qualità decisamente migliore. E poi, dato che NZXT fa anche altri prodotti per la customizzazione del vostro PC, ventole RGB, ci sono i case, c'è la scheda madre, potevate collegare il tutto attraverso questa piccola presa proprietaria di NZXT, e così potevate, tramite NZXT Cam, potevate sincronizzare il tutto. Ma tendenzialmente questo dissipatore, sebbene costasse circa 150 euro in più, a parte la personalizzazione, non aveva nessuna killer feature o killer application che lo differenziasse dal Celsius S36. Era sempre radiatore, tre ventole, pompa, ok, c'era qualche cavo in più per le varie personalizzazioni, ma tendenzialmente era la stessa cosa. Adesso però vi faccio vedere un dissipatore a liquido mandato da Be Quiet, il PureLoop 2 FX, che possiede tre cose che nemmeno lo Z73 possedeva e che praticamente potrebbero renderlo un dissipatore tendenzialmente migliore, non nelle prestazioni immediate, ma per quanto riguarda la durata nel tempo. Sappiamo tutti che il dissipatore a liquido deve essere messo in un determinato modo nel PC, ok? Diciamo che il punto più alto del vostro loop non deve essere assolutamente la pompa.
vi spiego subito che cosa intendo. Nel mio PC posso tranquillamente montare il dissipatore a liquido in questo modo, cioè il radiatore deve essere nel punto più alto, la pompa, se si trova nel water block, deve essere più in basso, così che non si vengano a creare bolle d'aria all'interno della pompa, ma se si venisse a creare qualche bolla d'aria sempre a causa dell'evaporazione del liquido, queste bolle d'aria rimangano nella parte alta e non vadano ad inficiare la funzionalità della pompa. Voi direte, come cavolo funziona questa cosa? Il concetto è molto semplice. All'interno del water block c'è un piccolo rotore, c'è una piccola ventola che permette al liquido di girare. Praticamente il liquido ci va sopra, questa ventola girando, ventola rotore come lo volete chiamare, praticamente muove il liquido all'interno. Se si venisse a creare qualche bolla d'aria lì dentro, sapete cosa succederebbe? Ve lo spiego, come si dice, se non lo sai spiegare a un bambino di 6 anni non lo sai spiegare a nessuno. Provate a tirare dei pugni all'aria, quindi così, ok? Molto molto semplice. Sentite dolore? No. A un certo punto immaginate che un muro si materializzasse davanti alla vostra mano. Cosa succede? Pam! Vi fate male. Noi abbiamo ricettori del dolore che ci dicono: oh, imbecille, non devi farlo. Le parti meccaniche no. Quindi se questo rotore gira e spinge acqua, ma a un certo punto non si trova più l'acqua, ma bensì si trova una bolla d'aria, la ventolina all'interno attraversa la bolla d'aria e poi pam! Sbatte contro l'acqua, ok? Immaginate questo procedimento fatto per circa 2000 volte al minuto. Nel corso di qualche mese voi andate a distruggere la pompa, perché appunto si spezza qualcosa, si rompe qualcosa e ciò dissipatore al liquido. Dovete assolutamente cambiarlo. Ed ecco perché se posizionate il radiatore in questa posizione col processore in giù va benissimo, se lo posizionate così con il processore in giù va benissimo, ma se lo posizionate con il radiatore in basso e il water block in su potrebbero esserci effettivamente dei problemi, anzi ci saranno dei problemi. Potete andare a distruggere la vita del vostro dissipatore a liquido e accorciarla effettivamente anche di più della metà se siete fortunati. Adesso, perché io voglio parlarvi di questo dissipatore di Be Quiet? Attenzione, questo video non è assolutamente sponsorizzato da Be Quiet, mi chiesero di fare un video qualche tempo fa, io ci assemblai il PC da streaming. Questo PureLoop 2FX, sebbene non abbia le migliori performance per quanto riguarda la dissipazione del calore, ha tutte le carte in regola per essere un dissipatore che può durare anche 10 anni. Adesso vi faccio vedere le tre cose che vi dicevo prima. 1. La pompa non si trova nel water block come negli altri dissipatori a liquido. La pompa è qui dentro nell'NZXTZ73. Nel PureLoop 2FX la pompa si trova qui, nei tubi. A meno che non si facciano dei giri estremamente strani nel vostro case, la pompa sarà sempre irrorata di liquido, quindi non si andrà a creare quella variazione di resistenza di materia, quindi liquido, gas, che la porta a rompersi. Estremamente semplice da capire, quindi questo qui lo potete mettere pure a testa in giù, che fondamentalmente non andate a rompere nulla. Questo è un dissipatore a liquido con radiatore da 280 mm e sebbene ci sia un bel po' di liquido dentro, come ho già detto, questi sistemi non sono a tenuta stagna perfetta, quindi prima o poi il liquido comincia ad evaporare. Quindi Be Quiet che cosa ha pensato? Altre due killer feature che si trovano sui dissipatori di fascia molto alta, questo qui non costa nemmeno tantissimo, circa un, mi sembra 100 euro pure questo qui. Ad ogni modo è stata inserita questa cosa. Vedete, c'è una vite per entrare nel loop. Voi col cacciavite svitate questa piccola vite, che poi all'interno sarà gommata, e potete andare a riempire, volevo dire riempire, ma potete andare a rifillare, a rimpinguare, come volete dirla voi, il loop con una comodissima bottiglia di acqua distillata che Be Quiet inserisce dentro la confezione del dissipatore. A dire il vero è acqua distillata e glicole propilenico, ok? Sarebbe praticamente la sostanza che utilizzate anche nei liquidi della sigaretta elettronica. Non sto dicendo che lo dobbiate svapare, perché sarebbe una stupidaggine. Questo vi fa capire come negli anni la tecnologia e la concezione del dissipatore a liquido sia cambiata, perché un NZXTZ73 che vi ho fatto vedere prima, dal costo di 260 euro, una volta che il liquido è evaporato, cosa potete fare? Fondamentalmente nulla. Potreste prendere le ventole di NZXT, che sono ottime ventole, riutilizzarle per qualcosa sicuramente, ma tutto il resto, radiatore, pompa, loop in generale, è da buttare. Questo qui tendenzialmente vi può durare 10 anni. Ed effettivamente qui bisogna fare un plauso a Be Quiet, perché
un produttore che vi dà, ok, 5 anni di garanzia sul dissipatore a liquido è nella norma, ok? Perché tendenzialmente un dissipatore a liquido dovrebbe essere cambiato ogni 5 anni, se proprio non ha nessun modo di riempire liquido e se lo trattate bene, tra virgolette. Be Quiet in questo caso ha creato un prodotto che comunque in vendita è su Amazon tranquillamente, che di cui effettivamente può avere fiducia. Perché se vi mettono una boccettina per riempire il liquido e magari la finite, dopo 10 anni la finite, vi rendete conto che serve dell'altro liquido, come ho detto, basta svitare la vite e riempirla, ok? Per cui la prossima volta che andate ad acquistare un dissipatore a liquido, accertatevi che ci siano queste feature, e cioè una pompa che non si trovi sul waterblock, ma ve l'ho detto, anche se la pompa si dovesse trovare sul waterblock, vi ho detto come deve essere montato, in quel caso non ci sono problemi. Ma se il radiatore presentasse anche una vite per essere aperto e avere del liquido che può essere messo all'interno per andare a rifillare la naturale evaporazione del fluido dissipante all'interno, beh, questa è una cosa che effettivamente può fare la differenza. Inoltre, questo liquido che esce dalla confezione di Be Quiet, come ho detto, è semplicemente acqua distillata e glicole propilenico. Lo potete mettere in qualsiasi loop. Io l'ho messo da poco nel loop della mia scheda video. E fondamentalmente non ci sono problemi, perché tendenzialmente i dissipatori a liquido hanno questa mistura di prodotto all'interno. Quindi, beh, può essere riutilizzato per tante altre cose. Che dire, nulla. Io ho fatto questo video perché molte volte anche su Instagram mi capita di vedere produttori di hardware del calibro di Gigabyte Aorus, che grazie a case che adesso possono essere montati a testa in giù e tutte queste cosine molto divertenti, sbagliano il posizionamento del dissipatore a liquido. Ed è qualcosa che è bellissimo da vedere sicuramente, però può seriamente danneggiare i vostri componenti e non va a valorizzare quello che voi pagate per un sistema di dissipazione che dovrebbe durarvi in effetti molto molto tempo. Detto ciò, questo video finisce qua, fatemi sapere la vostra. Sapevate questa cosa delle pompe che devono essere messe in un determinato modo perché altrimenti salta tutto, esplode tutto? Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Io vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto RG. E nulla, ci vediamo un prossimo video in cui finalmente monterò la mia test bench. Sì, baby, lo so, sei lì da 2 settimane e ti devo montare, è qualcosa che mi sono ripromesso di fare ma non ci ho avuto proprio il tempo, e andremo a provare un altro dissipatore a liquido che promette essere uno dei migliori sul mercato, se non proprio il migliore. Grazie mille per aver seguito il video, ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto RG, sempre qui col vostro G, e mi raccomando, fate i bravi. Ciao ciao belli.